Prima di Grazie a passare voi. alla presentazione del nostro secondo relatore, presento me stesso. Sono Massimo Gargiulo, sono un docente qui del Centro BEA, ma con molto più piacere presento il nostro secondo relatore, che è il professor Angelo Scarabel, il quale mi ha chiesto di essere presentato con poche parole che però ritengo non per questo meno significative. Il professor Scarabel è stato professore ordinario di lingua e letteratura araba presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, nella quale per anni ha insegnato storia della filosofia islamica. I suoi ambiti di ricerca sono stati i testi arabi del sufismo, sui quali il professor Scarabel vanta una ricchissima produzione scientifica, anch'essa piuttosto varia al suo interno, da articoli a saggi a monografie. L'intervento che infatti tra poco inizierà riguarda proprio la figura di Giuseppe nella tradizione mistica islamica. Con grande piacere quindi gli lascio la parola ringraziandolo di essere intervenuto. Ringrazio della presentazione, ringrazio i presenti e comincio subito sperando di stare nei limiti. Il Corano afferma che le storie dei profeti che esso racconta contengono, cito, un insegnamento su cui riflettere per coloro che comprendono l'essenza delle cose. Definizione questa nella quale i sufi si sono pienamente riconosciuti e di qui l'interesse per il senso di queste storie ed in particolare per quella di Giuseppe, che chiameremo, come il Corano, con il nome arabo di Yusuf. L'aspetto più evidente di questa storia è un insegnamento alla remissione a Dio, che guida lo svolgersi delle cose fino al risultato prestabilito attraverso modalità che sfuggono alla comprensione umana. Fin dall'inizio, Yusuf è designato ad esercitare la sua autorità sui fratelli e sugli stranieri, ma è sottoposto a prove e difficoltà che hanno l'evidente scopo di crogiolo, di funzione, scusate, di un crogiolo, per depurare l'oro del suo spirito dalle scorie della componente negativa della sua condizione umana. Yusuf è anche ed essenzialmente oggetto della scelta divina, come il suo sogno dimostra. Ed il susseguirsi degli avvenimenti di questa storia sono illustrazione della volontà divina alla quale all'uomo non è concesso che di sottomettersi. E anche di conseguenza l'affermazione della predestinazione definita dal versetto coranico che avverte: il Dio fa errare chi vuole e guida sulla retta via chi vuole. La totale dipendenza quindi di ogni avvenimento umano dalla volontà divina è un dato, benché condiviso con il pio Islam sharaitico, che nel sufismo diventa la remissione totale di se stessi a Dio, il tawakkul. Allora, avevamo detto che nel sufismo quello che nell'Islam sharaitico è semplicemente la normale sottomissione alla volontà divina, diventa una delle virtù fondamentali, cioè la remissione di se stessi a Dio. Un altro aspetto della storia di Yusuf che ha ispirato buona parte dei maestri del sufismo è quello della sua storia d'amore con Zulaikha. Dal punto di vista dell'interpretazione letterale dei versetti coranici, quella di Zulaikha è una passione adulterina e quindi colpevole. E il fatto che Yusuf le resista solo in virtù di una ispirazione divina è considerato prova della sollecitudine da parte di Dio per i suoi servi che egli ha eletto. Ma c'è dell'altro. Nelle leggende sorte a spiegazione e commento della Sura, l'episodio della passione di Zulaikha ha un seguito. Secondo il racconto che ce ne fa Tarafi, quando il faraone nominò Yusuf suo ministro, gli diede in moglie proprio lei, appena diventata vedova di Potifar. Così Zulaikha coronò il suo sogno d'amore in modo legittimo. Non solo, ma il racconto, a modo di ottenerle l'indulgenza degli ascoltatori della storia, avendo anche l'occasione di affermare che il suo era stato un matrimonio in bianco, visto che Potifar non andava con donne. E infatti, aggiunge Tarafi, Yusuf la trovò vergine. Il tema della bellezza di Yusuf, concomitante con il significato esoterico della passione di Zulaikha, è fondamentale nell'esegesi del sufismo. Nel Corano, le ospiti di Zulaikha, quando se lo vedono comparire davanti all'improvviso, pensano di aver visto un angelo del cielo. Questo corrisponde ad una concezione largamente comune nel pensiero tradizionale,
e che nel caso dell'Islam è rappresentata dalla tradizione che afferma il Dio è bello ed ama la bellezza. Adesso fa da corollario un'altra tradizione secondo la quale il Dio creò Adamo a sua immagine. Si allude qui alla dottrina dei nomi di Dio che vengono sostanzialmente a coincidere con i suoi attributi, dei quali gli uomini, come discendenti di Adamo, partecipano in misura maggiore o minore a seconda della loro vicinanza al modello, che è il perfetto riflesso dell'immagine divina. Di lui, infatti, si dice che dopo la caduta perse parte della sua bellezza. Della sua discendenza, racconta una tradizione, quello che era più simile a lui nella sua condizione originaria era appunto Yusuf. E a lui il Dio concesse 30 parti della bellezza e 3 soltanto al resto dell'umanità. Tanto che, stando ad un'altra tradizione, quando Yusuf camminava per le strade d'Egitto, il bagliore del suo volto si vedeva sulle mura all'intorno, come la luce del sole e della luna. Come tale, egli riflette nel miglior modo possibile il nome divino Al-Jamil, il bello, che viene dai commentatori abbinato all'altro nome divino Al-Jalil, il maestoso, in modo tale che bellezza e maestà sono da considerarsi come due attributi complementari che a loro volta si considerano corrispondenti rispettivamente alla misericordia e al rigore. La bellezza diventa quindi una manifestazione percepibile della misericordia divina, quella misericordia che è conseguente all'amore che il Dio nutre per gli uomini e che si è realizzato nella guida alla fede e nel dono dei mezzi per la salvezza, primo dei quali è l'invio dei profeti. Questi, di conseguenza, sono i mezzi della manifestazione della misericordia e dell'amore di Dio in quanto Ar-Rahman misericordioso e Al-Jamil, e in quanto tali necessariamente di bell'aspetto, di piacevole elocchio, come afferma una tradizione. Bellezza esteriore e bellezza interiore vanno di pari passo. La contemplazione della bella persona è quindi una forma di contemplazione della bellezza divina, nella misura in cui quella è il riflesso di questa. Di conseguenza, l'essere umano, per la sua stessa costituzione, che consegue alle modalità della sua creazione, è attratto naturalmente dalla bellezza e per questa prova amore. Dal poema di Gianni e dalle numerose versioni in prosa e in poesia che sono state composte nelle varie lingue islamiche sulla storia di Zuleika e di Yusuf, si può dedurre che la passione di Zuleika, che abbiamo visto colpevole e condannabile dal punto di vista sharaitico, si ritrova in certo modo giustificato dal fatto di essere comunque amore per un attributo divino. Amore che l'immaturità spirituale della protagonista non consente di indirizzare coscientemente al suo vero oggetto, e cioè la contemplazione del divino, ma si arresta ad un livello inferiore, quello fisico. In questo caso, l'evoluzione della storia, a cui abbiamo accennato, diventa la storia di una ascesi compiuta da Zuleika che porta alla sublimazione del suo amore. Questo si basa sull'analogia con una dottrina esposta da esponenti del sufismo Ibn Arabiano, secondo la quale gli uomini sono comunque stati creati per adorare Dio e tale adorazione è una loro predisposizione naturale alla quale non possono sfuggire, e perché conseguente alla modalità della creazione. Quasi tutti i culti, quindi, cioè tutti i culti, quindi, idolatri inclusi, sono la conseguenza di questa spinta naturale all'adorazione di Dio, diretti nei fatti ad entità che nell'orizzonte limitato di molti prendono il posto, o meglio, sono dei riflessi ridotti del vero Dio, senza che se ne rendano conto. Un altro aspetto dell'esegesi coranica del sufismo è quello dell'interpretazione allegorica. Prendiamo in considerazione due commenti che hanno in comune la dipendenza dalla dottrina di Ibn Arabi dei loro autori. Il primo è Ismail Haq Bursevi, sufi turco maestro della Gilwatia del XVII secolo, e il secondo è il Tafsir Ibn Arabi, che la tradizione riconosce
come opera di un discepolo indiretto di Nairobi, Abdurazak al-Kashani, XIV secolo. Nel suo commento al versetto 4, nel quale Yusuf racconta il suo sogno, Ismail Haque identifica le 11 stelle, immagini dei fratelli del protagonista, al composto umano e segnatamente ai cinque sensi esterni e alle sei facoltà interne. L'identificazione con le stelle è motivata dal fatto che queste sono, come i sensi e le facoltà umane, ciascuno nel loro ambito, fonte di conoscenza e quindi di luce. Yusuf rappresenta il cuore, Qalb, Yaqub è l'immagine dello spirito, Ruh, e le madri lo sono dell'anima, Nafs. La loro prosternazione davanti a Yusuf è l'equivalente della prosternazione degli angeli davanti ad Adamo, subito dopo la sua creazione. Il Tafsir Ibn Arabi offre un'interpretazione simile, ma riportata al versetto 8. I fratelli di Yusuf dissero: certo, Yusuf e suo fratello sono più cari a nostro padre di noi, e noi siamo un gruppo. Certo, nostro padre è in un errore evidente. Il gruppo cui fanno riferimento è limitato ai 10 fratelli più anziani ed esclude il fratello uterino di Yusuf, accomunato agli altri nel sogno, ma non partecipe della solidarietà del gruppo. I 10 rappresentano anche qui i cinque sensi esterni e le cinque facoltà interne. Il commento sembra suggerire che il dissidio tra i due gruppi di fratelli abbia origine dalle rispettive madri. La prima moglie di Yaqub è infatti la rappresentazione della nafs al-lammara, l'anima imperiosa che ha la sua sede nel petto. Questo, nel simbolismo del corpo umano, è il luogo delle attività esteriori rivolte ai domini grossolano e psichico, e presiede agli stimoli funzionali alla conservazione e riproduzione dell'essere umano. Lasciata a se stessa, però, diventa nafs ammara di su, cioè anima che istiga al male, come la definisce il Corano. La seconda moglie di Yaqub, madre di Yusuf e di Beniamino, è invece l'immagine della nafs lawwama, l'anima biasimatrice, il cui compito è quello di rimproverare l'inadeguatezza umana alla solecita esecuzione degli ordini divini e di indicare il modo per evitare peccati ed errori. Se i 10 fratelli sono immagine dei 10 sensi esterni e interni, l'undicesima stella, cioè Binyamin, rappresenta la facoltà razionale operativa. Anche nel commento detto di Ibn Arabi, Yusuf rappresenta il cuore nel possesso delle disposizioni naturali, al massimo della bellezza, mentre Yaqub rappresenta l'intelletto, Yaqub e Giacobbe. Il tentativo di liberarsi di Yusuf da parte dei fratelli è quindi considerato come la ribellione degli organi della nafs al-ammara che non accettano di subordinare la loro libertà di scelta alla guida del cuore. La naturale conclusione della storia, iniziata con il versetto 4, finisce con il versetto 100. E quando entrarono al cospetto di Yusuf, ospitò i suoi genitori presso di sé e disse: entrate in Egitto se Dio vuole in sicurezza. Ed elevò i suoi genitori davanti al trono e caddero giù davanti a lui prosternati. Ed egli disse: Yusuf, padre mio, questa è l'interpretazione del mio sogno di allora, che il mio Signore ha reso reale. Ed egli mi ha beneficato quando mi ha fatto uscire dalla prigione e vi ha portati fuori dal deserto, dopo che Satana aveva seminato discordia tra me e i miei fratelli. Nell'esegesi di Ismail Haque, i fratelli, cioè i sensi esterni e gli interni, riconoscono la loro sottomissione al cuore e quest'ultimo appare ora nella sua realtà. Il commentatore infatti aggiunge che il suo seggio rappresenta il trono ed è in realtà il trono del misericordioso. E quindi la prosternazione era in realtà al Signore del trono e non al. E a proposito dell'espressione entrate in Egitto se Dio vuole, spiega che l'Egitto è qui l'immagine della presenza divina, indicata con i suoi nomi Al-Malik e Al-Raziz, ambedue nomi della maestà e della potenza divina, il primo dei quali significa il sovrano ed il secondo l'onnipotente inattingibile. Il senso di questo nome, ed in particolare il secondo aspetto, quello della inattingibilità, è sottolineato dal se Dio vuole, che, afferma Ismail Haque, esclude la possibilità di giungere alla sua presenza,
in virtù di una qualsiasi volontà o azione umana. A tale presenza si arriva solo per effetto della grazia divina che attrae il servo alla sorgente della vicinanza attraverso la predisposizione da parte dell'Altissimo di tutto quello di cui egli ha bisogno per le tappe del percorso verso il suo fine. Senza che vi sia sforzo né impegno da parte sua, di cui tutta la storia di Yusuf rappresenta l'esempio. In sicurezza, aggiunge il commentatore a proposito della conclusione, significa che non c'è timore di essere di nuovo separati dalla presenza divina. Non essendo questo un conseguimento umano, diventa definitivo. Per i tafsir arabi, l'arrivo dei fratelli alla presenza di Yusuf rappresenta il raggiungimento della stazione del petto nella condizione dell'istikama, cioè del perfezionamento di tutte le loro possibilità. Applicato alle componenti dell'uomo che i fratelli di Yusuf incarnano, indica il rientro di questi ultimi nei loro limiti, che non travalicano dal luogo simbolico rappresentato dal petto, ma che ne hanno attualizzato tutte le possibilità in senso corretto. Nell'ordine stabilito dalla e nella presenza divina, l'intelletto e l'anima, Giacobbe e la moglie, che sono fatti ascendere all'altezza del trono, e qui poco importa che dal punto di vista storico, viene quindi negata qualunque azione autonoma da parte dell'uomo secondo la dottrina della Wahdat al-Wujud, dell'unità dell'esistenza, nella quale l'unico attore è il Dio. Il commento prosegue riportando la parola di Yusuf per cui il Dio ha realizzato quello che gli aveva trasmesso nel sogno, ora passato dalla potenza all'atto, diventando realtà. Quest'ultimo aspetto riguarda nel commento specialmente Yusuf in quanto cuore, in quanto elemento essenziale del composto umano e quindi tale che assorbe in sé anche tutti gli altri che gli sono sottomessi. In questa condizione esso è passato attraverso lo stadio più elevato della realizzazione spirituale, quello che il sufismo chiama fana, cioè annientamento della propria illusoria realtà separata, per trovarsi nella permanenza assoluta, il Baqa. In certo modo possiamo dire che si accordano qui i due commenti, in particolare per quanto riguarda l'affermazione che Yusuf rappresenta il Signore del trono. Ciò che permane non è più la sua entità separata che ha cessato di credere nella propria esistenza dopo essere stata liberata dalla prigione nella quale era velata, in modo tale da non vedere la molteplicità se non nell'essenza dell'unità. Per riassumere con le parole di Al-Kashani, il senso di questo grado sta nella parola di Dio attraverso me sente e attraverso me vede. C'è poi una terza immagine di Yusuf nell'esegesi sufi ed è quella che troviamo nei Fusus al-Hikam di Ibn Arabi. Secondo questo trattato, le vie che conducono alla realizzazione spirituale sono molteplici e corrispondono alle condizioni di partenza dell'essere umano che vi si incammina. Ciascuna via corrisponde a modalità, o per meglio dire predisposizione di conoscenza, in conformità alla natura di ciascun individuo che da queste deve partire. Ognuno è quindi portato ad una certa saggezza piuttosto che ad un'altra, e ciascuna viene identificata ad un profeta che la incarna, per così dire, in modo evidente. Ognuna di queste saggezze è qui paragonata a un gioiello e i profeti che le hanno incarnate ne sono descritti come i castoni. Yusuf rappresenta la saggezza correlata alla luce. L'interpretazione che ne dà il Kashani fa esplicito riferimento alla storia coranica ed in particolare al sogno che ne dà inizio. La luce è ciò attraverso cui si percepisce e si è percepiti, ed aggiunge che quello che si manifesta lo fa attraverso la propria essenza, mentre quello che è manifestato lo è peraltro da sé, mutando la sua forma nell'immaginazione. E questa può essere colta nel sogno, e quindi la sua traduzione nella realtà delle percezioni sensibili è la scienza dell'interpretazione dei sogni. Questa elencazione di saggezze, benché ispirata alle figure dei profeti preislamici, va considerata però all'interno della tradizione islamica. Ibn Arabi parla infatti di esprimersi con la lingua dello Yusuf muhammadiano
Il commentatore spiega, poiché dal momento che poggia sulla santità specifica muhammadiana, mette insieme la somma della santità dei profeti e parla secondo la lingua, nel nostro caso, di lui. In questo contesto, Muhammad, cioè il profeta dell'Islam, è l'eponimo della saggezza più elevata, di cui quelle degli altri rappresentano singoli aspetti. La tradizione che rivendica Muhammad una bellezza maggiore di quella di Yusuf va vista in questo contesto. Infatti, una tradizione attribuisce alle due bellezze due fonti differenti. Quella di Yusuf è attinta allo sgabello divino, il Kursi, mentre quella di Muhammad attinge al trono, il Arsh. Questo, nella definizione di Ibn Arabi, è il luogo dei nomi divini che presiedono la creazione, considerata qui nella sua sintesi ordinativa, mentre lo sgabello è il luogo dell'ordine e della proibizione, cioè della loro applicazione nel dominio del creato. Riferire la bellezza di Yusuf a questo luogo della cosmologia musulmana ne definisce il ruolo in termini di un ambito d'azione più limitato. La saggezza di Yusuf è il prototipo, se così si può dire, del sogno veritiero dato comune ai profeti. Ibn Arabi racconta che anche Muhammad, nel primo periodo, nei primi sei mesi della sua profezia, si dovette affidare al sogno veritiero, ma poi superò questo stadio quando cominciò ad apparirgli l'arcangelo Gabriele. La storia di Yusuf suggerisce invece una situazione differente. Infatti, come già abbiamo visto, in essa tutto ruota intorno al sogno. Nel versetto 100, ricevendo nella sua posizione di forza genitore e fratelli, Yusuf richiama alla memoria di tutti il suo sogno raccontato all'inizio e lo commenta così: «Questa è l'interpretazione del mio sogno di allora che il mio Signore ha reso reale». L'autore dei Fusus sottolinea come l'interpretazione dei sogni li renda visibili nel dominio della percezione sensibile, ed è a questa percezione sensibile che l'affermazione di Yusuf fa riferimento. Io ho visto la vostra prosternazione nel mio sogno ed ora sia voi sia io la vediamo realizzata nello stato di veglia perché il Dio l'ha resa reale. Ed il commento di Ibn Arabi è questo, e considera quale differenza ci sia tra la percezione di Muhammad e quella di Yusuf. Nelle righe precedenti, infatti, Ibn Arabi aveva riportato una tradizione secondo cui il profeta aveva detto: «La gente dorme e quando muore si sveglia», e prosegue dicendo che il discorso di Yusuf riflette la situazione di chi vede in sogno di essersi svegliato dal sogno che ha fatto e poi lo interpreta, e non sa di essere egli stesso ancora nel sonno che non ha lasciato. E quando si sveglia dice: «Ho visto la tal cosa ed ho visto come se mi fossi svegliato e l'ho interpretato in questo modo». E questo, lo stato di veglia, è come quello, lo stato di sogno. Yusuf scambia qui lo stato di veglia con la realtà e non sembra coglierne l'illusorietà. Si torna qui ad un'interpretazione letterale della figura di Yusuf, riferita però in un contesto esoterico. La sua saggezza è confinata al mondo della percezione sensibile, che ha una sua realtà relativa, ma che pare di comprendere deve essere superata. Una stazione sulla via della realizzazione spirituale. A modo di conclusione potrei dire che qui si trova forse l'unico punto di possibile analogia di pensiero con quanto afferma Filone a proposito di Giuseppe come uomo politico, cioè dedito, per quanto in modo positivo, alla regolazione del mondo contingente, ovvero del mondo delle apparenze. Grazie. Grazie molte, professor Scarabel, che ci ha introdotto in quello che possiamo definire il passaggio da Giuseppe a Yosef, a Yusuf, all'interno quindi della tradizione islamica, aprendo a chi in genere si è occupato di cose ebraico, giudaico-ellenistiche, una prospettiva per lo più ignota, ma non per questo meno interessante. Apro quindi lo spazio ad una o due brevi domande con le consuete modalità di prenotazione.
Bene, e magari gliela chiederei io una cosa, professore. Era un argomento che già avevamo affrontato, forse se non ricordo male, nel primo degli incontri che avevamo fatto, sulla possibilità, credo che proprio il collega Campanini se ne fosse occupato, sulla possibilità di una conoscenza di Filone Alessandrino all'interno della tradizione islamica. Non so se è un argomento del quale anche lei si è mai occupato e se c'è la possibilità di un simile tipo di conoscenza. Me ne ero occupato l'anno scorso, in effetti, e da un'analisi delle storie, la letteratura sufica è piena di racconti di dotti del passato, come anche gli autori delle classificazioni dei filosofi, sia preislamici che islamici, devo dire che la persona, l'immagine, il nome di Filone non appare assolutamente mai. E ero arrivato alla conclusione che ci sono molti punti in comune tra il sufismo e molte delle affermazioni, soprattutto i commenti allegorici di Filone. L'anno scorso ci eravamo occupati di Abramo, e sostanzialmente, come anche uno studioso francese, Lory, ha sottolineato, se non si può parlare tutto sommato di conoscenza da parte di un esegeta musulmano del XIII secolo, di un esegeta ebreo del primo, per un lasso di tempo eccessivamente vasto, a meno che evidenze che per il momento non abbiamo non dimostrino il contrario, si può tuttavia parlare di un certo tipo di ragionamento, di meccanismo mentale o intellettuale, meglio, abbastanza simile. Ovviamente ci sono degli elementi di simiglianza e degli elementi di dissimiglianza, e questi non tolgono nulla al fatto che tutto sommato sia Filone, sia Ibn Arabi, uso questo nome esclusivamente come nome eponimo per indicare tutta un'intera scuola del pensiero musulmano, siano arrivati alle medesime conclusioni su determinati argomenti, pur partendo da condizioni storiche e culturali diverse, anche se la differenza tra Islam ed ebraismo non è esattamente abissale, e quindi tutto sommato il punto di partenza degli uni è anche il punto partenza degli altri, quantomeno nella misura in cui per l'Islam la Torah e l'Injil sono parola di Dio. Molte, grazie molte.